Salve gente, sono Larus, eccomi qua sulla nostra mod di World War II con i nostri italiani. Nell'ultima puntata ho conquistato innanzitutto molte città della Jugoslavia, cioè due, non moltissime, però diciamo che ho conquistato già la Croazia. Ora stiamo andando per la Bosnia, sì, Bosnia e Erzegovina, quindi con Belgrado, Sarajevo. Tanto la nostra campagna invece un po' più a sud in Grecia sta andando molto bene. Eraklion non durerà più di un turno. Atene è assediata. Patras non durerà nemmeno molto. E invece tutta la flotta greca è stata annientata. Non abbiamo ancora perso un'unità, almeno credo. Non credo che abbiamo ancora perso nessuna unità. Però i nostri rinforzi stanno un po' faticando a continuare a darci un po' di unità perché questi turni qua abbiamo perso un bel po' di preso un po' bel po' di botte senza annientarci alcuna unità. Quindi, sta continuando a sedi Patras, Atene, Eraklion e Belgrado. E sta andando tutto molto bene, molto bene. La Grecia, ormai il suo esercito è molto debole, ha solo unità aeree, che sono anche quelle molto ferite a WPLZ, l'IPPB, e sono molto ferite. Noi invece continuiamo un po' molto bene, anzi. C'è la guerra, continua a esserci la guerra nel continente, proprio nel centro del continente europeo. La Polonia si sta prendendo botte dalla Germania, però sta anche difendendo, si sta difendendo bene la Polonia, però un attacco da due fronti non può, comunque non può difendersi molto bene. Invece la Francia continua un po' a attaccare per tenere la Germania un po' lontana. L'Inghilterra fa dei bombardamenti costanti sulla Germania. Noi non siamo ancora in guerra con l'alleanza anglo-francese, cioè con gli alleati alla fine, però noi siamo in guerra contro la Grecia e contro la Lega Ellenica. Quindi torniamo. Posso dire che stiamo andando veramente molto bene. Pensavo peggio, però il mio piano, come ho detto, che era eliminare tutta questa zona qui, tenere la Romania alleata nel caso se la Russia mi vuole invadere, così fa da stato cuscinetto, conquistare poi dopo anche la Bulgaria con un po' di calma. Eh sì, Poznan non resisterà a lungo. Dopodiché non volevo conquistare la Turchia, almeno non ancora. Volevo, dopo aver conquistato tutto questo, stare un attimo fermo, continuare a produrre unità, un po' a riassettarmi meglio con tutte le città conquistate, magari. E dopodiché avevo idea di attaccare, una volta che sono veramente pronto, i rifornimenti belli stracolmi, di attaccare Malta, Nicosia, Sidi Barani. Suez no, perché è un po' all'entroterra. Poi dopo andare sulla Corsica con Ajaccio, Nizza, Marsiglia, Lione. Poi partire con un'invasione da sud della Francia. Così togliamo subito la Francia all'Inghilterra. E poi dopo, una volta che abbiamo conquistato, possiamo prenderci tutto il nostro tempo e conquistare Algeria, Tunisia, che non sono difficilissime da conquistare. Anche Egitto, però l'Egitto è già un po' più difficile da conquistare. Poi magari anche andare in tutta questa zona in cui c'è la Palestina, Israele, Beirut. Non so se esiste ancora lo stato di Beirut. No, non esiste. Non l'ho mai sentito nominare, a dire il vero. Conoscevo la città, ma mai sentito nominare lo stato. Poi dopo andare con la Turchia, e così riesco a conquistare abbastanza tutto. La Turchia non tutta, volevo conquistare tipo, metti caso fino a qui, e tenere questa zona qua come stato cuscinetto, nel caso se la Russia invada, perché la Russia è molto potente ed è difficile attaccarla, perché su 40 e passa città, e attaccare 40 e passa città, uno stato come l'Italia che non ha tutta questa forza, alla fine, sì, strategicamente lì messo in una posizione molto strategica,
è molto anche buona perché non ha tanti nemici vicino, però noi non abbiamo una grossa produzione. Difatti volevo ottenere tanta produzione appunto attaccando tutti questi stati qui, staterelli piccoli, tipo Jugoslavia, l'Albania no, non la voglio attaccare perché ci servirà come alleato. Ok, stiamo andando abbastanza bene. Stanno un po' attaccando e... Ok, tornano i barbari. È tutto a posto. La Lega Ellenica ormai cadrà abbastanza dolorosamente, abbastanza celermente. Andiamo subito contro questi piccoli... Questa piccola fanteria. Qua c'è un po' di stallo, ma a noi non ce ne frega assolutamente nulla. Andiamo dritto per dritto, decisi decisi. Andiamo qui. Poi dopo spostiamoci con la fanteria verso di qui. E poi dopo con i nostri aerei, con i nostri Fiat Falco, attacchiamo... Ah, possiamo solo attaccare Sarajevo. Bombardiamo Sarajevo allora, non è un problema. Ovviamente, io preferirei attaccare queste unità qui, però comunque Sarajevo la possiamo attaccare senza farci troppi scrupoli. Questa unità qui è la classe Giulio Cesare, sto pronunciando in stile inglese, è un po' ferita e volevo portarla un po' più dietro, cioè posso portarla verso Rodi, così al massimo possiamo tenerla un po' a bada. Bombardiamo le unità di fanteria e i carri armati. Poi dopodiché con la classe fiume e la classe soldati bombardiamo Atene. Con la Vittorio Veneto bombardiamo Patras e continuiamo l'attacco. Facciamo un attacco sicuro come un siluro e andiamo attaccare la fanteria greca, qui che è una facile preda dei nostri carri armati L640. Ok, la produzione cosa possiamo fare? Palazzo di Giustizia, sì. E qui avevo idea di fare un po' di... uno sparviero, un bombardiere ci potrebbe far comodo. E Eraclion, facciamo l'ultimo attacco. Ok, Eraclion è caduta ed è conquistata. Possiamo promuovere un'unità? Qual è? È la classe Marcello. Facciamo bombardamento navale, un sottomarino, ci mancherebbe altro. Spostiamoci invece un po' qui per conquistare un po' queste terre. E poi con la classe soldati andiamo a Tessalonica. Li bombardiamo. Qui invece andiamo a... La classe soldati a Kavala. Bombardiamo ovviamente Kavala, la città. Ma sentite Kavala? Non sono un grande spasimante della geografia, quindi non conosco tutte queste cose, città, robe varie. Questi carri armati qua non dovevo metterli qui, dovevo metterli non nel Peloponneso, ma dovevo metterli più nella fascia continentale, un po' verso la zona macedone. Perché carri armati, effettivamente qua non ci sono tante unità di fanteria, non l'avevo immaginato. E quindi non possono andare sulla terra perché sull'acqua, perché l'unità di carri armati possono solo, cioè tutte le unità terrestri alla fine possono entrare nell'acqua solo se vanno in una città col porto e poi dopo sbarcare. Visto che a Patras non c'è un porto e visto che a Atene c'è un, cioè a Patras c'è un porto e a Atene anche c'è un porto, solo che noi non le abbiamo ancora prese, è un po' inutile, cioè non ci conviene tanto. Quindi siamo bloccati in sostanza con questi carri armati che servono molto di più a attaccare le fanterie, ricordo. Quindi magari se li mettevamo un po' nella fascia continentale potevamo farcela. Voi starete chiedendo, logicamente, se io voglio conquistare queste isole qui e sbarco con un carro armato, dopo non posso più scendere? Sì, potete scendere su queste isole che non hanno i porti, potete comunque scendere, state tranquilli, se non rimanete bloccati potete fare quello che volete. Ovviamente... Tipo nelle città, civiltà, anzi, isole come Cipro, Rodi, questi qua c'è un porto, state tranquilli, anche la Sicilia, tutte le isole con città, ok?
alla fine hanno un porto. Ok, quindi sto sbrillando un po', non so perché, e comunque continuiamo ad andare, muovere la nostra unità. Sto parlando troppo velocemente, sto iniziando a sbrillare. Ok, sì, la Marcello, lasciamola qui che ormai, anzi, la Marcello posso iniziare a posizionarla un po' verso la fascia continentale, cioè oceanica del Mar Mediterraneo, metterla nella zona magari della Costa Azzurra. Così se ci sono un po' di navi possiamo comunque tenere un po' in guardia la Francia, vedere che cosa possono fare, che cosa non possono fare, ovviamente. Ok, continuiamo a bombardare Atene. Molto aggressivamente. È tutto mente, mente, mente. Poznan cadrà molto presto. Ho notato che il computer spesso ci mette tanto a conquistare, ma non per motivi strani, perché è stupido. Anzi, a meno che giochi proprio a difficoltà divinità, che lui ti conquista abbastanza velocemente. Però, visto che qui non. C'è il computer che è stato progettato, non è stato progettato, è stato, diciamo, copiato e incollato da Civilization 5, e quindi fa attacchi che non sono più Blitz, che di solito nella seconda guerra mondiale c'erano stati più Blitz che attacchi. Infatti è stata una guerra molto veloce, in cui si prendevano territori e si conquistavano abbastanza velocemente, tranne in certi settori come Stalingrado e la linea gotica italiana, però più nelle fasi avanzate, e anche tipo nella zona inglese, tipo, mi viene da pensare che l'Inghilterra è stato un po' un fronte abbastanza bloccato, serrato. Questa guerra qua è ovviamente stata una guerra molto veloce, in cui si andava lì, si conquistava e se ne andava, non si fermava nessuno. E tipo, come state vedendo, io sto proprio facendo un blitz, non mi sto fermando davanti a nulla, sto andando avanti dritto per dritto e nulla mi può fermare. Solo che il computer è stato copiato e incollato, come ho detto, da Civilization 5. Quindi fa più assedi piuttosto che conquiste. Quindi non si basa tanto su conquistare le caselle di territorio, ma si basa proprio a fare assedi lunghi sulle città. E questo è un po' una pecca, però questa mod qui è ancora in sviluppo, in fase di sviluppo, però io confido nel team di Red e secondo me poi in futuro riusciranno a fare qualcosa, però non è un problema. Assolutamente, a me non cambia. Per cosa ci fanno i carri armati sovietici qui? Cosa ci fanno? Boh, non lo so. Non ne ho idea. Ok, continuiamo a bombardare. Bene, bene, bene. Ah, questo carro armato qua. Facciamo accidentato, che qua è tutta una zona molto boscosa. Zona della Jugoslavia. E quindi continuiamo un po' a muoverci. Accerchiamo Sarajevo. Sì. E bombardiamo Kavala. E Tessalonica. Non è che proprio un attacco efficiente il fatto di bombardare Tessalonica. Però comunque posso farlo. Io sono un alfa. Posso tipare quanto mi pare. E quindi farlo, cioè non è un problema. Tanto giusto per tenerli lì un po', non altro con cui utilizzarli, intanto prendo un po' di esperienza e mettiamo la nostra classe lì. La nostra fanteria facciamola sbarcare, così la potremo utilizzare nella campagna continentale del Peloponneso. Che il Peloponneso è abbastanza difficile da conquistare, della Grecia, però più avanti, tipo la Grecia continentale, parlo della Macedonia e dell'Elesponto, è abbastanza. Dell'Elesponto non è tutta un'altra parte, che cazzo sto dicendo? No, questo qua è l'Elesponto, non mi ricordo. O questo è l'Elesponto, non mi ricordo. Questa zona qui la chiameremo. Come si chiama? Non lo so. Questa zona qui, di Tessalonica e Kavala, sarà molto più facile conquistarla perché, come vedete, il nemico sta proprio cercando di fermarci nel Peloponneso. Effettivamente non è una scelta sbagliata, perché il Peloponneso è abbastanza facile,
difendere. Basta che tu annienti la flotta dell'Italia, metti caso se fossi stato nella Grecia avrei fatto una tattica molto più difensiva, avrei tenuto tutte le barche dentro le città, eccetera, eccetera, avrei più che altro preso le navi una a una e le avrei bombardate e attaccate, avrei puntato tutto sulla flotta. Poi dopo le unità terrestri, se annienta tutta la flotta, è abbastanza facile abbattere. Quindi ovviamente il nemico ci sta bloccando ad Atene, non vuole. Perché se noi conquistiamo Atene, in poche parole, il nemico è atterrito, perché Atene ha 36 di difesa, che non è poco. Poi Atene, guardate, possiamo attaccarla da terra da 3 caselle, però da mare comunque da altre 3. Quindi se noi teniamo loro tengono il controllo del mare, possono farcela abbastanza velocemente a attaccarci e a conquistarci. Quindi il nemico ovviamente sta tenendo una forte presa lì. Queste unità, che ovviamente le farò sbarcare, le manderò in questa zona qui, che attaccheranno, sì, Atene da qui sopra. Faranno un attacco molto, 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 molto cazzuto. Tanto, continuiamo a bombardare i carri armati greci. E unità attende ordini, la squadriglia di caccia bombardieri Fiat CR-42 Falco, utilizziamo per bombardare Sarajevo, che non è da sottovalutare, queste città qua sono molto forti, vedete hanno forza 30 e queste città qua invece hanno forza tipo 28-27. Non sono da sottovalutare, guarda la Jugoslavia, è molto difficile attaccare. Se loro avessero molte più unità, sarebbe molto difficile attaccarle perché guardate, un territorio facilmente difendibile. Hanno colline, foreste e basta che tu ti fai delle linee difensive un po' sagge, tipo qui, qui qui e qui, anzi, qui e qui va benissimo. Qui, qui, per esempio, in questa zona qui. E tu non lo fai passare il nemico, a meno che proprio il nemico ti bombarda. Però se tu hai le giuste unità, qua è una zona molto facile da difendere, difatti bisogna attaccare subito tutte queste zone qui che se tu gli lasci un po' troppa corda, loro fanno alleanze, tipo la Lega Ellenica, la Grecia, parlando più della Grecia perché ha un'intelligenza artificiale un po' più complessa, essendo una civiltà. Può farti delle tattiche allucinanti se tu non la sai abbastanza fermare. Tipo si allea con la Russia, che dopo sarà, se non abbatti subito la Grecia, sarà molto difficile difendersi da altri attacchi. Quindi è abbastanza così. Qua attaccano Vilnius. Vilnius o Vilnius, non l'ho mai sentita come città. Mi scuso con tutti i polacchi, io Estoni o Lettoni, non so che zona è questa. Sì, questa qua è più Bielorussia. No, Bielorussia è qui. No, la Bielorussia. Oddio. Bielorussia è qui. Questa qua è l'Ucraina. No, la Sbielorussia è più o meno qui. Quindi, questa qua dovrebbe essere l'Estonia. Non mi ricordo, oddio. Geografia io faccio schifo. Oddio, 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 oddio. Comunque, sto andando alla stragrande, sì, è il 20 ottobre 1939. 20 ottobre, la Germania in teoria avrebbe già conquistato tutta questa zona qui. Tipo, no, forse un po' dopo è iniziato l'attacco alla penisola scandinava. Forse qua era ancora in guerra con la Polonia. Anche se è stato un blitz abbastanza veloce. Ok, la Polonia non demorde, continua ad attaccare. Effettivamente va bene, qua ci sono i caccia tedeschi che intercettano. Stanno facendo un grande lavoro, eh. Questa canzone qui era Phil of Poppies, non mi ricordo. Veramente, non smetterò mai di ripetere che la colonna sonora di Civ 5 è
Magistrale. Non smetterò mai di continuare a dirlo. Ok, dalla nostra amica Libia è arrivato un altro convoglio. Convoglio, convoglio, che cazzo dico? Un convoglio. Lasciamo stare. Comunque, continuiamo a bombardare Atene. Onde morde, proprio il popolo greco. Attacchiamo questi bombardieri. Cioè, questi carri armati, alla fine, non sono bombardieri. Che cosa sto dicendo? Lasciamo stare, comunque. Continuiamo. A Patras, anche questa cadrà abbastanza celermente. Possiamo anche andare dritto per dritto e attaccare con i carri armati, anche se non è assolutamente consigliabile. Invece, con questi carri armati, ovviamente attacchiamo queste unità di fanteria. Facciamo proprio degli attacchi molto veloci. Ok. Questi carri armati qua no, ovviamente non possiamo spostarli da nessuna parte. Facciamoli saltare un turno. Bombardiamo Tessalonica e bombardiamo Kavala. Oh, Kavala. Invece nella nostra campagna slava andiamo con addestramento, ovviamente. Bombardiamo questa unità qui. E c'è con l'unità di fanterie. Fanteria, anzi. Bombardiamo Sarajevo, cadrà abbastanza celermente anche quella. E le nostre agoniate, i nostri agoniati rinforzi stanno per arrivare dopo la campagna di Creta. Se non erro, la campagna di Creta è stata una grande batosta per l'Alleanza. Quando hanno tentato di riconquistare Creta, è stata una battaglia. Cioè, hanno conquistato alla fine Creta gli alleati inglesi, però. I francesi ovviamente, però ho letto che è stata una batosta allucinante, non riuscivano a conquistarlo, hanno perso un casino di uomini, è stata una vittoria pirrica. Mi ero informato una volta sulle vittorie pirriche che c'erano state nel mondo. Tipo, come altra vittoria pirrica mi pare che ci fosse stata quella di Iwo Jima, che gli americani si erano presi una batosta allucinante, però anche se avevano conquistato ovviamente Iwo Jima, che era stato un bersaglio allucinante. Che la storia curiosa, parlando un po' di storia, Iwo Jima, non so, molti di voi credo che sappiano dov'è Iwo Jima, cioè dov'è, è un Iwo Jima è un'isola innanzitutto, per chi non lo sapesse, del Pacifico, della costa vicino al Giappone, non troppo lontano però nemmeno troppo vicino al Giappone, che praticamente la battaglia di Iwo Jima è stata una delle battaglie più grandi e più decisive della storia, cioè della battaglia, le più grandi battaglie della seconda guerra mondiale, soprattutto il fronte americano e giapponese. Qua vediamo bombardieri londinesi che attaccano Brema. E comunque è stata una battaglia molto dura. C'erano tipo gli americani che avevano in campo sulle, non mi pare sui, non mi ricordo quanti uomini avessero. Credo sui 80.000 o 40.000, non mi ricordo. Oppure 180.000, non mi ricordo. Magari metterò qualche segnalino per dire proprio i dati esatti delle battaglie. E comunque i giapponesi avevano tipo sui 20.000 soldati. Oh mio Dio, oddio qua. Oddio. Paura per questi carri armati. Comunque, questa battaglia qua era stata molto decisiva perché Iwo Jima era un porto, cioè un porto e aeroporto giapponese utilizzato nella seconda guerra mondiale, appunto, nel Pacifico, ed era una base molto grande. Questa base era di vitale importanza, che era abbastanza vicina al Giappone per consentire appunto di bombardare il Giappone. E che cosa accadde? Questa battaglia qua fu allucinante. I giapponesi, sì, erano 20.000 i giapponesi e 80.000 gli americani, se non erro. Sì, forse 80.000 o 180.000, non mi ricordo. C'era un 80.000 da qualche parte. I giapponesi, morirono 18.000 giapponesi, gli altri. Scusate un attimo, il mio microfono è crashato. Me ne sono accorto adesso. Comunque,
Quello che stavo raccontandogli di questa battaglia, che fu una delle battaglie più dure, e durante questa battaglia qui ci fu una resistenza esemplare da parte dei giapponesi. Ah, comunque voglio anche farvi notare una cosa. Quali unità terrestri, quando sono messe in grave difficoltà, si ritirano dopo le battaglie? Ed è una caratteristica abbastanza interessante, posso dirvi. E quindi veramente interessante, perché può creare delle situazioni di battaglia abbastanza strane, che tipo le unità non fanno più un fronte, dopo un po' si ritirano, e vi spiegherò un po' dopo anche cosa succederà. Comunque, durante questa battaglia qui, i giapponesi fecero una difesa esemplare e ammazzarono un botto di americani, veramente un botto. Ovviamente gli americani dopo vinsero. E ci fu anche un'immagine abbastanza esemplare della battaglia di Iwo Jima, che molti di voi magari se la ricordano, dei soldati che erano in 6 che andarono sul monte Iwo Jima, che non mi ricordo come si chiama, e issarono la bandiera. E per dirvi, quella lì fu un'immagine abbastanza esemplare. Comunque, la cosa curiosa è che questa battaglia, aeroporto non fu nemmeno più utilizzato, cioè doveva essere utilizzato per appunto per attaccare il Giappone, non fu nemmeno utilizzato. Doveva essere utilizzato per i cacciabombardieri lì, per attaccare con i missili nucleari il Giappone, ma non fu nemmeno utilizzato. Questa cosa qua, quando l'ho letto, mi ha messo un casino di tristezza. E ok, comunque, tornando a noi, questo carro armato qua è in serie difficoltà. Secondo me dobbiamo farlo un po' ritirare su questa collina e bombardare un po' questa unità di fanteria. E comunque facciamo in versione che questa, la Littorio ha più potenza della classe Marcello. Sì, almeno è la classe Marcello, no, è la classe Soldati. E poco importa. Andiamo qui e sbarchiamo. Pronti a sbarcare fino all'infinito. Posizioniamo bene le nostre unità. E bombardiamo Patras e attacchiamola. E abbiamo conquistato Patras finalmente. Posso dire che abbiamo conquistato Patras dopo. È stata abbastanza dura. Come è stato un duro assedio quello di Patras. Cavolo, non me l'aspettavo però. E andiamo a Kavala, come chiamatela come volete. E bombardiamo anche Kavala. Ovviamente. E ok, la quarta divisione corazzata. Teniamo un attimo qui. Un po' calma, poverina. La quarta divisione si è fatta un culo quadrato. E ok, io utilizzerò innanzitutto l'unità di fanteria qui per attaccare Atene da qui. Poi questa unità, la quinta divisione, la utilizzerò per attaccare Atene dal basso. Ok, intanto le nostre classi Marcello. Andiamo nel mezzo al Mediterraneo. E continuiamo un po' così. Elaborazione turno per la civiltà francese. Sì. Ok. Io mi chiedo perché questa. Beh, intanto non ha importanza, perché attualmente in questa mappa qui non credo che abbia tanta importanza la profondità del mare, però. Questo qua è un mare, non è un oceano. Non capisco perché mettono la casella d'oceano piuttosto che quella di costa. Però poco importa, non siamo nello scenario medievale, quindi tutte le navi possono andare nell'oceano zollamente, tranquillamente. Quindi tutto ok. Comunque vedo che questa serie sta piacendo veramente molto, e di questo ne sono felice, perché è una serie che non pensavo che piacesse così tanto. Non me l'aspettavo, perché è una serie che, se possiamo dire, è un po' noiosa, secondo me, da seguire, perché con tutte queste battaglie
tutte queste invasioni abbastanza lunghe, credo che annoi un po', poi dopo è un pezzo di storia che ormai tutti sappiamo bene, che i videogiochi dal 98 fino al 2006 ci hanno fatto una testa così, e quindi più o meno tutti ne abbiamo un po' le palle piene, soprattutto i giochi strategici, ce ne sono troppi che parlano della Seconda Guerra Mondiale, per citarne un paio, Man of War oppure Company of Heroes. Poi anche Hearts of Iron, l'1, il 2 e il 3. Quindi è un po' ha scassato la minchia, come si suol dire, questo scenario. Oddio, ma che cazzo! Joseph Stalin ha dichiarato guerra ad Adolf Hitler. Strano, eh? Molto strano, devo essere sincero. Strano, 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 eh? Non me l'aspettavo. Non me l'aspettavo sul serio. Hitler è in casini adesso, eh. Non ha nemmeno conquistato la Polonia. Non ha nemmeno conquistato la Francia. Non ha nemmeno conquistato la penisola scandinava. E si trova in guerra già con 1, 2, 3, 4. Aspetta. 1, 2, 3, 4 fazioni. 4 fazioni sono tante, eh. Gente, sono veramente tante. E comunque. Come farai? Poverina. La Slovacchia ha dichiarato guerra a Joseph Stalin. Slovacchia è questa? Sì. Ecco. Ah, forse vuole fare un attacco alla Slovacchia. Stalin. È solo che la Slovacchia è un protettorato tedesco. Quindi sarà successo più o meno questo. E comunque, un nuovo convoglio spawnato a Bengasi. E continuiamo un po' così. A Roma cosa costruiamo? Non so, una bu. Secondo me può andare bene un M11. E bombardiamo Belgrado. E attacchiamo questa povera unità di fanteria. Oh, non si arrende. Non demorde. Nonostante le avversative. Non demordono. Continuiamo a bombardare con tutti i nostri falco. Anche se non sono proprio potenti, però fanno il loro sporco lavoro. Comunque. Facciamo l'attacco sicuro. Intanto facciamo anche salto in territorio aperto, poi dopo così e dopo così e dovremo attaccarla, cioè conquistarla, fare tutto quello che vogliamo. E ce l'abbiamo fatta, abbiamo conquistato Sarajevo e ci manca la capitale che è Belgrado. O è Sarajevo o è Belgrado? Non mi ricordo la capitale dell'ex Jugoslavia. Credo Zagabria, forse. No, forse Zagabria. Non mi ricordo. No, è Sarajevo. E comunque, questo carro armato qua un po', vediamo se si riesce a salvare. Poverino. E teniamo quest'altro carro armato. Facciamoli fare un giro un po' più lungo. Così possiamo sorprendere dal lato, da dietro, tutte le unità. Portiamo un po' qua, quanto facciamo un giro per conquistare un po' queste terre, giusto per dargli un po' di fastidio. E mettiamo le nostre unità in posizione. Bombardiamo Atene. Atene cadrà! E mettiamo tutte le nostre navi. Qui. Ok. Dove sbarchiamo adesso però? Sto pensando, aspetta, eh. Sbarchiamo qui, sì, va bene. E continuiamo a bombardare un po'. E bombardiamo ancora questa unità di fanteria. Bene, bene, bene.
Ah, l'artiglieria che abbiamo costruito la utilizzeremo per il fronte di Nizza. In futuro che ci servirà questa artiglieria. Sarà molto vitale. E ci servirà anche, secondo me, un qualcosa di antiaereo. Però non lo so. C'è il turno successivo. E ok, stanno ancora un po' battagliando. Berlino ha 40 di difesa. Ben difesa è Berlino. Parigi ha solo 25. Cioè, è più difficile conquistare Sarajevo che Parigi in teoria. Beh, però bisogna contare che Parigi c'ha la Senna che passa in mezzo al culo, quindi. Anche Londra ha. No, Londra c'ha 57 di difesa, non è tutto stupido. C'ha le mura Londra. The fuck? Stalingrado dovrebbe essere abbastanza difficile, vediamo un po'. Stalingrado 36. E Leningrad anche 36. Mosca 50. Beh, Mosca. Mosca non l'hanno conquistata, o sì? Non mi ricordo. Hanno fatto l'assedio di Mosca, ma non sono riusciti a conquistarla. Io non mi ricordo. Gibilterra, sti cazzi, se è difficile conquistarla. Beh, credo che forse sia. Gibilterra non è proprio un'idea geniale conquistarla perché. Guardate, 55 non ne vale la pena. Forse è la città più difesa di tutto. No, Londra. È la più difesa di tutto il gioco. Belfast. Invece a Reykjavik. Boh, Reykjavik, intanto chi se ne incula. Effettivamente. Sto controllando un po' qui. Beh, queste città qua non dovrebbero essere difficilissime da conquistare. No, 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 assolutamente. Rostov, Sebastopoli, Odessa. Tutti facili. Sì, sono abbastanza facili da conquistare. Stoccolma, sì. Qua ci sono le città forse le più facili da conquistare di tutto il gioco. Che hanno 13 di difesa. Prima avevano un bug con scritto meno 2, tipo che magari si facevano danni da soli. Quindi. E la Russia non scherza, sta lanciando una bella offensiva. Mi fa paura la Russia. Fermati. Vediamo un po' la Grecia che ha in serbo per noi. Gli eroi. Che combattono come gli eroi dei Termofili. Stanno puntando con la classe soldati. O è la classe. No, la classe soldati. Sì, la classe soldati. Forse è la Littorio. Non mi ricordo. Non mi. Che classi che ho di navi. E comunque continuiamo un po' a mettere a ferro e fuoco la Grecia. Il Peloponneso ormai è nostro. E manca ormai la parte. Parte di Atene e la Macedonia e poi questa zona qua che non mi ricordo come si chiama. Quindi direi che per questa puntata è tutto. Votate e commentate. Ah, a proposito, ringrazio per il raggiungimento dei 300 iscritti. Veramente sono tantissimi. Per me non mi immaginavo di arrivare a questo livello perché 300 iscritti è gente, potete ammetterlo meno. Però sono tante persone, 300 persone, appunto 300 erano gli eroi delle Termofili e voi siete degli eroi che combattono, nonostante combattendo per nulla, però almeno, a meno che siete i militari in missioni in giro per il mondo, però lasciamo stare, sto divagando, ci sentiamo alla prossima gente, dalla Rosso tutto, ciao!